Buonasera a tutti, ben ritrovati alla nostra ultima diretta prima del voto. Domani sarà l'ultima serata per le quattro liste in cui potranno rivolgersi ai cittadini palagiallo-inglesi prima del silenzio elettorale imposto sabato. In queste settimane abbiamo studiato tutti i programmi, abbiamo ascoltato con attenzione tutti i comizi, a seguito anche delle nostre dirette in tanti candidati e non hanno chiesto più volte il nostro parere o di schierarci in merito a quell'argomento o all'altro. Ieri Nancy e Leonardo hanno chiaramente detto come funziona il Movimento 5 Stelle, da cui noi traiamo esempio e non c'è altro da aggiungere. Volendo fare un'ultima analisi di questa campagna elettorale che volge ormai al termine, a partire dall'11 giugno i cittadini di Palagiarello dovranno aspettarsi, a seconda di chi vincerà le elezioni, introiti pari al 10% della produttività degli impianti fotovoltaici, circa 100.000 euro, il rimborso di 454.000 euro di spese legali percepite agli amministratori, il ricalcolo dell'IMU supponendo la trasformazione dei terreni del PUG da edificabili ad agricoli, il rimborso da parte delle ferrovie per le aree da loro indebitamente tenute per 9 anni, l'abbassamento della Tari a seguito del raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata e degli introiti per la vendita dei rifiuti nobili, insieme a una modifica del regolamento che non faccia pagare agli studenti fuori sede, perché per i lavoratori il regolamento prevede che se essi hanno un lavoro che supera i 180 giorni fuori dalla loro sede, quindi dalla loro residenza a Palagianello, non pagano l'imposta Tari. Il ripristino della mensa scolastica, il ripristino della strada provinciale in zona Fiumelato, lo sbocco a mare a Palagianello, il parco canile con annessa area cani, la valorizzazione del brand locale, il ripristino del wifi, l'istituzione di nuove forme di partecipazione diretta come il question time, sei anche tu il sindaco, il difensore civico, la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale e probabilmente tante altre cose. Possiamo solo dire al futuro vincitore: attenzione, dall'11 giugno ci sarà una vera opposizione, la nostra. Non faremo sconti, i cittadini saranno difesi sempre e non solo 3 mesi l'anno e durante le campagne elettorali. Vito, passo la parola a te. Grazie. Tutto quanto avete sentito prima è stato detto nei comizi o esposti nei programmi dei candidati. Ed è per questo che in questa occasione ci teniamo a sottolineare l'importanza di andare a votare, cosa che abbiamo già rimarcato in passato quando ci fu il referendum costituzionale. In questi giorni abbiamo sentito tanta gente scontenta delle attuali amministrative, intenzionate a non andare a votare. Noi certamente non li possiamo costringere. Comprendiamo il loro scontento, che si sente vivido proprio circolare nelle strade e infiltrarsi nelle case delle persone, fino a diventare una cosa impossibile da ignorare. Siamo comunque qua ad incentivare questa gente, che comprendiamo, ad andare comunque a votare domenica. Perché se non lo fate voi, qualcun altro lo farà per voi, e scegliendo anche per voi. Ci dovete spiegare però che senso ha lamentarsi dopo, se non si è andato a votare. Il voto chiaramente non è solo un diritto, è anche un dovere. Chi sarà eletto il 10 giugno dovrà rispondere non solo a quanti lo hanno sostenuto, ma diventerà amministratore di tutti quanti. Perciò andare a votare è un invito che vi rivolgiamo di nuovo con forza
E dopo però, questo è importante, siate pronti a chiedere con noi conto di quello che viene fatto, di quanto è stato promesso in questi giorni. Questa è la vera differenza che sta facendo il Movimento 5 Stelle a cui ci ispiriamo. Chiedere conto di quello che viene detto. L'hanno detto pubblicamente su un palco. Dunque, alzate la testa, qualunque sia il voto che fate. Se sono vere le voci spiacevoli che parlano di voti comprati, approfittandosi della fame della gente o per via della loro posizione lavorativa, invece di insultare queste persone, siate voi il loro grido. Impugnate quella matita invece di stare a casa. Fatelo per chi non può e per chi ha perso la speranza e non vuole cogliere il nostro invito. Tutti voi, insieme a noi, potete fare la differenza. Non parlate di dignità persa, non offendete le persone che si trovano in una posizione precaria e cercano in tutti i modi di andare avanti. Troppo facile farlo quando si ha un lavoro che magari è anche fisso o si è liberi di farlo o si dispone dei mezzi per essere liberi. Non farete altro che allontanare quelle persone. Per quanto di certo non giustifichiamo una cosa simile e mai lo faremo, non intendiamo offendere la dignità di nessuno. Ben consapevoli del periodo di crisi che stiamo passando, anzi, speriamo un giorno di cambiare questa tendenza, di dare forza a questa gente. In merito a questo, non possiamo che augurarci che una situazione simile così grave, sempre se realmente accaduta, anche solo una volta, non ricapiti mai più con chi vincerà le elezioni. La vergogna non è di chi accetta per necessità di vendere il proprio voto, ma di chi tende una mano solo in queste occasioni per avere qualcosa in cambio, e anche di chi lo fa illudendo gli elettori con false promesse. Non sottovalutiamo nemmeno questo tipo di scambio illeciti, sogni al posto di voti. Grazie, cedo la parola a Rita. Grazie. Ci rivolgiamo anche a tutte le liste coinvolte nella campagna elettorale, a cui facciamo un personale appello. Li invitiamo, dopo il 10 giugno, a fare un'analisi politica del risultato dell'elezione. Soprattutto rivolgiamo questo invito a chi perderà o finirà in opposizione. Prima ancora di sapere di chi si tratta, dato che non abbiamo alcun dato alla mano e non abbiamo alcuna previsione, invitiamo queste compagini politiche a non criticare i paganellesi. Perché se hanno deciso di votare determinate persone e una determinata lista, è sicuramente a causa di tanti motivi su cui dovete fare un mea culpa generale. Dovete chiedervi perché non avete vinto la campagna elettorale, perché il popolo di Palagianello a cui vi siete rivolti non vi ha voluto come maggioranza o come opposizione, dove avete sbagliato, cosa potete migliorare. Non considerate il popolo saggio e intelligente quando vincete o quando vi sostiene, ignorante chissà cos'altro quando invece decide di sostenere un'altra lista. Siamo qui a ribadire quello che abbiamo detto a gran voce durante le elezioni politiche prima della formazione del governo. Il voto va rispettato. Il voto di tutti conta, qualunque esso sia. E preferiamo dire queste parole ora piuttosto che dopo, con i risultati alla mano, così da non dare modo a qualcuno di considerare fazioso questo nostro invito, perché vale davvero per tutti. Sembra assurdo, ma ci ritroviamo a dire cose che consideriamo davvero ovvie. Ossia che non dobbiamo creare odio tra noi compaesani, non dobbiamo scagliarci gli uni contro gli altri perché c'è un diverso modo di pensare alla politica. Arrivare a rovinare amicizie al di fuori della stessa politica, o addirittura a dare colpa ad altri perché magari il vicino di casa, l'amico di sempre, invece di dare il voto a voi, ha preferito dare il voto ad un'altra lista che comprende maggiormente le proprie idee. Si deve fare un'autocritica costruttiva, che può fare solo bene a tutti, anche a chi vince le elezioni,
affinché senta grande la responsabilità che i cittadini le hanno conferito e faccia di tutto per non tradire quelle aspettative, nella speranza che ciascuna lista possa trarre insegnamento da voto espresso il 10 giugno, ponendo fine a questo clima di tensione che non fa onore a nessuno. Perché la vera politica non è fatta di odio e ripercussioni, minacce o dispetti, ma di dialogo, un dialogo costruttivo per tutti, insieme ad una crescita che ci auguriamo che possa solo andare ad arricchire gli animi di ciascun candidato. Con in mano il programma del vincitore, faremo opposizione esterna, ma senza alcuna offesa personale, senza alcun odio, in modo civile e speriamo anche costruttivo. Come speriamo che i cittadini vorranno rendersi attivi e aiutarci in tutto questo, in prima linea o dietro le quinte, perché abbiamo bisogno di ognuno di voi, sempre. Detto questo, da parte del Meetup Amici di Beppe Grillo con la Gianello 5 Stelle, per questa campagna elettorale è tutto. Vi auguriamo un buon voto. Grazie e buona serata. Buona serata. Ciao.